Iniziamo il nostro dolce lavorando 4 uova. Aggiungiamo un pizzico di sale. Uniamo 150 g di zucchero semolato. Aggiungiamo 100 ml di caffè non zuccherato. In 300 g di farina vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci, pari a 16 g. Aggiungiamo un po' alla volta, continuando a lavorare a bassa velocità. Come vedete, non abbiamo usato né olio né burro, perché la parte grassa ci sarà data dalla panna. Vado a montare velocemente 200 ml di panna fresca. In alternativa va benissimo anche la panna vegetale. L'aggiungiamo al composto. Ad aggiungere a piacere un po' di gocce di cioccolato che ripasso nella farina così da non farle ritrovare tutte sul fondo. Imburrate ed infarinate uno stampo da ciambella, questo misura 25 cm. Andiamo quindi ad infornare a 170 gradi per circa 45-50 minuti. Fate sempre la prova a secchino per verificare la cottura del dolce all'interno. Se dovesse cuocersi troppo in superficie e notate che non è ancora cotto, coprite con un foglio di carta alluminio, abbassate la temperatura di qualche grado, circa 10, e fate cuocere ancora per qualche minuto. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco il nostro ciambellone appena sfornato. Lo faremo raffreddare bene, quindi potremo toglierlo dallo stampo e se vi piace potete decorare con un po' di zucchero a velo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao da Margi!
Oggi andremo a preparare un dolce semplicissimo e molto profumato, soprattutto morbidissimo. Iniziamo lavorando 4 uova. Con un pizzico di sale. Aggiungiamo 200 g di zucchero semolato. di olio di semi e 200 ml di latte. Io utilizzo un latte parzialmente scremato. In 350 g di farina vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci, pari a 16 g. Vedete la punta di un cucchiaio di cannella in polvere. Mescoliamo bene il tutto. E andiamo poi ad aggiungere un po' alla volta nel composto. Vado ora a sbucciare 3 mele, 2 le utilizzerò all'interno dell'impasto, una per la decorazione. Aggiungo il succo di limone. E aggiungo queste mele all'impasto. Oliate ed infarinate uno stampo da ciambella, il mio misura 30 cm di diametro, e versiamo il composto. Sbucciamo quindi l'ultima mela e andiamo a decorare la superficie. Andiamo quindi ad infornare a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Fate la prova a secchino per verificare la cottura interna del dolce. Potrebbe servirvi qualche minuto in più o qualche minuto in meno. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco il nostro ciambellone alle mele e cannella appena sfornato. Mi dispiace che non possiate sentire davvero il profumo intenso e davvero golosissimo. Controlliamo che sia cotto all'interno. Facciamolo raffreddare e poi potremo sformarlo. Come sempre, se la nostra ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao da Margi!
lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, 'Aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. Non c'è bisogno di lavorarla tanto, appena sarà amalgamata bene è pronta. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Puliamo e facciamo a pezzetti 400 g di fichi freschi. Aggiungiamo ora qualche cucchiaiata di marmellata di fichi. Con l'aiuto della carta forno e di un mattarello andremo a stendere con cura la pasta frolla.
andiamo con attenzione a rivestire uno stampo in silicone da 24 cm. Potete anche utilizzare il classico stampo da ciambella, facendo attenzione appunto a rivestirlo con cura. Quando avremo rivestito tutto il fondo, compreso anche il bordo del buco, potremo andare a inserire la farcitura. Non preoccupatevi se sembra brutto, perché in cottura questa è una pasta frolla morbida, si andrà a riunire il tutto. Con la pasta frolla avanzata andiamo a coprire. Dopo aver richiuso per bene anche la superficie, che sarà poi il fondo della nostra ciambella di frolla, andiamo ad infornare a 180 gradi per circa 45-50 minuti. È necessario un po' di tempo perché la frolla diventi dorata e si cuocia bene anche sul fondo. Ed ecco la nostra ciambella di frolla appena sfornata. Facciamola raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo per evitare che si rompa. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margi! Cominciamo lavorando 3 uova. Con un pizzico di sale. Aggiungiamo 180 g di zucchero, poniamo 100 ml di olio di semi, io uso un olio di semi di girasole, e 180 ml di latte.
Io uso un latte parzialmente scremato. Aggiungiamo quindi 200 g di farina, un po' alla volta. E una bustina di lievito per dolci, pari a 16 g. Oliate ed infarinate uno stampo da 24 cm e ne versiamo metà dell'impasto all'interno. Lo inforneremo quindi a 180 gradi per circa 15 minuti. Intanto mettiamo a riscaldare a bagnomaria un po' di Nutella, così da farla diventare più liquida. Andiamo quindi a versare la Nutella. Vedete, la base deve essere abbastanza cotta da poter mantenere il peso della Nutella. E versiamo il restante del composto. Andiamo quindi ad infornare nuovamente a 180 gradi per circa 25 minuti. Fate sempre la prova a secchino per verificare che sia cotto perfettamente anche all'interno. Ed ecco la nostra ciambella versata alla Nutella appena sfornata. Facciamola raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!